Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti nel secondo episodio di Viewfinder. Oggi completiamo il secondo mondo e buona parte del terzo, tuttavia pian piano le meccaniche iniziano a complicarsi sempre più e i poveri neuroni del telone non possono che arrancare mentre cercano invano la soluzione ai vari enigmi. Ce la faremo? Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio, siamo nel secondo hub. Devo dire che i primi livelli non sono stati poi così tanto complicati, ma fidatevi che questo gioco molto presto mi causerà dei traumi da cui non mi riprenderò mai e poi mai. Che poi non ho capito. Oh, siete tutti scienziati, mi aspettavo qualcosa di più realistico. Ok, molti di loro erano anche degli artisti. It's beautiful. Sì, ma non è il colore giusto. I've never really seen a tree up close before. Imagine seeing something like this every day. That would be pretty amazing. Beh, dal nostro punto di vista diamo tutto per scontato ormai. Being genuine earlier. I'd like to help you look. The Fenders left plenty of records of their work here. In case they were to ever come back. Well, I hope it'll be of some use to you. Ciccio, se mi dicessi dove sono quei file, sarebbe tutto molto più semplice. Poi non ho capito perché deve essere così difficile il recupero dei suddetti documenti. È come se avessero voluto farci fare un percorso per dimostrare che ci meritiamo, che abbiamo capito ovviamente lo scopo di questo posto e pertanto possiamo accedere alle suddette informazioni. Allora, andiamo al prossimo livello. Buongiornissimo. Ammetto, il colore degli alberi fatto così mi fa storcere tantissimo il cervello. Nel vero senso della parola. Allora, diamo prima di tutto un'occhiata in giro. Ammetto, le paretine coi vetri fatti così non mi sono mai piaciute. Poi, de gustibus, ovviamente. Vai. Wow, dove? Ah, sono caduto anch'io, aspetta. Ok, 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 dobbiamo trovare un modo per tappare il suddetto buco. Probabilmente utilizzando una delle fotografie, che peraltro è la foto di una batteria. Ce ne serviranno ovviamente un paio e le dovremo portare qui. Datemi giusto un secondo che vedo se trovo qualche collezionabile. Sì, direi proprio di sì, ha lasciato tutto qua nel vero senso della parola. Dicevo, in questo secondo mondo, se vi ricordate, dobbiamo recuperare i magneti per il frigorifero. Mi domando se in questa simulazione il tempo si muova alla stessa velocità rispetto al mondo reale. Voglio dire, qui potevano letteralmente svolgere qualunque esperimento e sono riusciti per davvero a creare una corretta simulazione della realtà in modo tale che i dati che raccoglievano qua dentro fossero poi utilizzabili anche là fuori. Allora, piazziamolo più o meno così, direi che ci siamo. Ricomponiamo tutta l'immagine. E... olè! È giusta? No, aspetta! Ho fatto una cavolata! Ritorno indietro, mi sono accorto adesso che abbiamo sovrascritto l'altra batteria quando... Ok, 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 non è un problema, non è un problema. Mollala qua. Oh, in sto gioco devi stare attento a tutto. Stai poco a fare una cavolata e a rovinare tutto il puzzle. Ok, come dicevo, fino adesso stiamo procedendo bene. E contro ogni aspettativa devo anche dire che il primo episodio è andato molto meglio del previsto. Che poi questi giochi sono anche molto rilassanti, l'atmosfera è molto tranquilla, bucolica. Cioè, devi solo scervellarti un cicinino per capire cosa voglia il gioco da te. Farti tirar porchi? Assolutamente sì, eccole lì. Ciccia, dimmi tutte cose. Hey, you answered. I've been trying to look ahead, but the simulation is a bit of a maze. You're the only one that can navigate it. If I were to guess, though, what remains of all their research should be scattered around you. And if I were a delicate machine that could solve climate change, I'd be deep in a lab somewhere. Anyway, I'll do my best out here. Find that machine, all right? I'm cheering you on. Sì, voi state dando per scontato. A delicate machine. Something to do with climate. Già. That sounds familiar. Mi sa che anche i tuoi ricordi si stanno deteriorando con il tempo. Dicevo, stiamo dando tutti per scontato che siano effettivamente riusciti a raggiungere il proprio scopo. Allora, ricomponiamo questa batteria. Oh! Avete visto? Si è rotto il circuito. Oh, no, 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 no. Questo non va bene. Perché così facendo il sistema non è raggiunto dalla corrente elettrica, come potete notare. Quindi dobbiamo ricreare questa postazione in un altro punto, in qualche modo. Gatto, sei letteralmente dovunque. Ti meriti una carezzina, tuttavia. Allora, il problema non è che le mie piante stanno morendo. È che muoiono solo quando gli viene detto di farlo. Ah, ho capito dove vuoi andare a parare. Vorrei poter mettere piede in questo posto e trovare un fiore morto ad attendere il mio ritorno. I risultati dei miei esperimenti vivono negli innumerevoli archivi che ho creato qui. Consegnerò tutta la documentazione sui fallimenti della Terra a Qilung.
Presumo si pronunci così. Così che possa vedere il quadro completo. Come al solito, temo che la mia opera migliore verrà riconosciuta solo alla fine. Qilung è la mia speranza che non debba per forza essere così. Un mondo non è tale se non ha cicli che non possiamo controllare. È vero. In effetti è un bel problemone, perché sì, la simulazione è abbastanza reale, tuttavia non lo è sufficientemente da farti perdere il controllo. Come è giusto che sia. Allora, sì, è esattamente la fotografia di cui avevo bisogno. Ok, questa la prendo io e la porto via. Nel frattempo facciamo una cosa del genere. Ricomponiamo la batteria. Ok, rompendo il circuito purtroppo. Poi possiamo riallineare il tutto da quest'altra parte. Però ci servono sempre due batterie. Allora, lascia tutto così invariato. Ripercorriamo i nostri passi. Aspetta un attimo, riusciamo comunque ad avere la batteria? Sì, è comunque all'interno dell'inquadratura. Whee! Ok, e aspetta, non ho preso la fotografia. Prendi la fotografia! No! Ma porca la miseria! Perché ogni volta che provo a citare mi si ritorce contro? Ecco fatto. E ora semplicemente la spariamo in cielo. Whee! E olè! Grazie batteria. No, non qui, ma da quest'altra parte. Uno e da quest'altra parte. Due! Perfetto, quindi come ho detto dobbiamo fare molta attenzione a non interrompere mai i circuiti di alimentazione. Ed eccoci ritornati indietro. Tuttavia non ho trovato il magnete per il frigorifero. Quanti livelli ci mancano? Questi li abbiamo già completati. Dove poi è finito il livello facoltativo? Mi pare che fosse da questa parte, fatemi vedere. Sì, è la sfida facoltativa. Allora, il teletrasportatore è messo in un punto brutto brutto brutto, né? Dobbiamo quindi probabilmente fargli una foto e ruotarlo di 90 gradi. Ah, ti vedo magnete, speravi di fuggirmi. No, non era un magnete, ci sono rimasto male. Questo sì però, il magnete mela. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, vediamo un po', la macchina fotografica si trova da questa parte. Però ancora una volta è in posizione fissa. Credo di aver capito. Allora, usa la fotocamera e incolliamo quindi la foto qui. Il teletrasportatore si dovrebbe trovare di là. Sì, però è più semplice a dirsi che a farsi. Allora, lo dobbiamo inclinare. Penso così. Sboinkete. Ok, la macchina fotografica è ancora lì. Devo solo sperare che il teletrasportatore stesso sia all'interno della sua inquadratura. E la risposta... ci sta perfettamente. Ci sta perfettamente. Ora lo ruotiamo così. Aspettate un secondo che... Oddio! Mi si è intrippato malissimo il cervello. E sfida facoltativa completata. Perfetto, dovremmo aver risolto tutti i mondi. Mi pare che le porte si siano aperte. Posso avere un riepilogo di quello che abbiamo fatto? Cioè, in teoria... Sì, dovrebbero essere tutti. Non ho modo di saperlo allo stato attuale. Ok, a qualcuno piacevano un sacco le tazze coi gatti. Ma vabbè, dettagli. Questo era un mondo molto più tranquillo. Oddio, cosa sto guardando? Dicevo, molto più domestico e accogliente rispetto al precedente. Questo si vede che era il mondo di una donna. Ma ciancio alle bande! Vediamo un po' chi ci attende nel terzo mondo. Qilung! Ah, dice anche livelli completati. Vedete, hub completato, livelli completati. Ok. Qilung, much like the others, settled in quickly here. The batteries, the teleporters, that's all thanks to his handiwork. Ah, li ha programmati lui, quindi. So, he wouldn't accept the compliment directly. I'm sure you'll find something useful here. One step closer to solving an impossible question. Beh, finché non li risolviamo tutti, non possiamo raggiungere la verità. In un modo o nell'altro, come ho detto, è un percorso obbligatorio. Ma dobbiamo scoprire cosa sia accaduto agli scienziati che hanno creato tutto ciò? Allora, vediamo un po' di scoprire cosa ci attende in questo hub. Beh, direi che è un mondo molto asiatico in questo caso. Mi domando perché stiano utilizzando dei pannelli solari quando tutto è virtuale. Beh, ok, che doveva essere una simulazione della realtà. Quanto è grosso sto posto? Forse volevano essere sicuri che fosse il più simile possibile alla realtà stessa. Allora, prima di esplorare, teletrasportiamoci nel primo livello, che fungerà probabilmente da tutorial per quanto riguarda le nuove meccaniche. Ok, a qualcuno piaceva fare un sacco ginnastica, dei tubi... Dai, avanti, qual è l'oggetto da collezionare? Ah, tessere del Mahjong. Il problema è che sono pezzi abbastanza anonimi, quindi farò difficoltà a trovarli. Cosa? In my memories, I hear singing and laughing. I remember a celebration. Quanto tempo fa, tuttavia? Shall we go take a look? Ok, dammi un attimo perché devo trovare un modo di ricomporre tutto questo ponte.
Allora, vediamo un po'. Ah, ancora una volta l'enigma delle luci. Direi di sì. Ah, e ricomporrà direttamente il ponte. Quindi allora, leva 1, leva 2. E dobbiamo trovare un modo per raggiungere la leva numero 3. Questi mondi sono più grandi dei precedenti. Vediamo un po'. Oh, aspetta. Devo andare qui. Ottimo. E se ho fatto tutto correttamente. Olè! Mi piace che stanno utilizzando dei veri e propri strumenti per riparare la grata che è caduta. Come se fossimo nella vita vera. Allora, ritorniamo di fronte all'immagine. Aspettate che devo essere perfettamente allineato. E voilà! E vabbè, il loro allineamento è decisamente migliore del mio, per quanto si sono mangiati parte del pavimento. Una cosa è certa, questo mondo emana una malinconia veramente assurda. È un mondo tanto vivo quanto abbandonato e morto e lasciato a se stesso. Tutto bene? It's a shame things crumble over time. Only there's always someone here to fix it. Ah, pensavo ci fossi tu per farlo. Ah, quindi sono io la donna delle pulizie. Tranquillo ciccio, che penso mi... Quindi a prescindere questi dati si deteriorano nel tempo come fosse una vera e propria simulazione torta cioccolato della realtà. Beh, in effetti volevano creare un mondo che fosse fallace. Direi che di certo ci sono riusciti. Gatto, però la devi smettere di seguirmi perché mi stai mettendo un'ansia assurda. Ci servono 3 batterie di cui una è già qui. Ok, ascoltiamo qualcosa. Isn't it incredible? Rewinding to get the perfect shot. Too much of that cannot be good for my health. Hi. Garwan mo ngayon. It's your birthday. Hoy? No, Grubbly. Only eating and drinking and dancing. Lots of dancing. Ma è imbriaca? I even brought my guitar to play for you. That's a high honor, you know. All right. Happy birthday to me. That's more like it. Now, take a bow. Ok, sembravano un gruppo molto unito, ma è abbastanza ovvio che prima o poi sia accaduto qualcosa. Allora, non mi sembra che ci siano molti altri elementi allo stato attuale. Allora, vediamo di mettere per adesso qui la suddetta stanza. A birthday. Oh! That's wonderful. No. A gathering of friends. I love these little events. Oh, abbiamo la macchina fotografica, signori. Sì. Proprio vero, quindi qualcuno l'ha programmata per lui, non l'ha creata lui stesso. Probabilmente era lui che non amava l'idea stessa della macchina fotografica e sbabumete. Oh mio Dio, ma che roba! Ma è uber intripposa sta cosa e mia! Oh, you found it. A camera, portable and with instant film to boot. A smart way to travel around here and a powerful way to store data. I can't wait to see how you use this. Ah, bella domanda, ciccio. Sì, in effetti è un problema legittimo. Allora, dobbiamo creare quindi dei cloni della suddetta batteria. Tipo sbonchete. Perfetto. L'abbiamo già utilizzata nella demo. Quindi, olè, non è un problema. Potremmo creare una quantità spropositata di batterie. Fin tanto che abbiamo del nastro, del rullino e via dicendo. Ma per adesso ci possiamo accontentare. Olè. E vediamo di ritornare al lab centrale. Perfetto, la nuova meccanica, quindi la macchina fotografica che possiamo portare avanti e indietro. Selezione filtro, scala di grigi, cambio colore 2, freddo o caldo? No, beh, scala di grigi è un po' triste. In effetti, facciamo caldo, mi pare la soluzione migliore, perché sennò ti sale una tristezza veramente a palate. Allora, qui c'è il prossimo livello, fatemi giusto dare un'occhiata in giro. Cosa c'è scritto? Information. E neanche tanto. Mi sale un trip allucinogeno veramente assurdo. E il resto dei livelli presumo sia al piano superiore. O forse quell'informazione si è degradata nel tempo e pertanto ne resta solo una versione buggata. Come potete notare, questo nuovo hub è un attimino più asettico e maschile, se vogliamo, rispetto al precedente. Allora, non possiamo procedere fin tanto che non completiamo il livello che abbiamo visto al piano di sotto. Sembra alla fine una sorta di gigantesco workshop di laboratorio. Allora, vediamo un po'. Abbiamo ancora la macchina fotografica direttamente fin dall'inizio. Ah, questo me lo ricordo. C'era nella demo. This camera physics thing that Mirren has proposed is gonna make me nauseous. Gravity exists for a reason. Tranquillo, ciccio. Vedrai come la uso io per scopi malvagi e maligni. Allora, giriamo il tutto, altrimenti non possiamo, sbonchete, procedere. Direi che il filtro più caldo sta funzionando.
Vabbè, ma parla del filtro della macchina fotografica stessa. Pensavo il filtro del mondo. Ok, ok, ora ho capito cosa intendesse la schermata che abbiamo visto prima. Il filtro caldo forse è anche troppo caldo. Mi sa che lo resetterò probabilmente prima di raggiungere la fine. Allora, aspetta, allinea correttamente e passiamo alla prossima parte. Allora, il teletrasportatore si trova da quella parte. Dobbiamo capire come raggiungerlo. Oh, porca miseria. Allora, dammi un secondo, mi serve una piattaforma per arrivare dall'altra parte, probabilmente. Facciamo una prova, non so se sto facendo una cavolata delle mie. Aspetta un attimo. E sbaboinchete. Mi sa che l'ho messo troppo in là, vero? Come ci arrivo? Oddio, oddio, parkour scelgo te. Un attimo. Che non porta la segreteria telefonica, ce l'ho fatta. Nice, I got you. Was worried there for a second. It's getting harder and harder to reach you. I think the further you go in the simulation, the less connection we have. I'm hoping this is an error on my part, but I'm worried. I'll reach out again soon. Need to look into this more. Look for a phone in the future. I might have news. Hope your exploration has been going well. Despite this mess, I'm sure you've got this. Ok, molto gentile la signorina Jessie nei nostri confronti. Aspetta, ora devo anche tornare indietro. Guarda, finché riusciamo a uscire dalla simulazione andrà tutto bene. Oddio, l'ho detto io stesso. Allora, ritornando a noi, mi sa che mi conviene avvicinarlo a noi in qualche modo. O creiamo una sorta di piattaforma per raggiungerlo. Allora, fatemi fare una prova. Come ho detto, probabilmente, se mi conosco bene, mi si ritorcerà contro. Facciamo una cosa del genere. Aspettate, perché l'inquadratura più corretta sembrerebbe essere questa. Non è malvagio. Cioè, è orripilante, ma insomma potevo fare di peggio. Oddio, questo filtro chiaro costa un pochettino con la palette più scuretta di questo mondo. Ok, non è ancora finita. Pannelli solari, scale. Dove sei? Ah, Ciccio, non t'avevo visto. Come va? Tutto bene? Un panino. Mi viene fame a ste ore. Che menari de bello? Piccolo stellino. Ma lo possiamo portare con noi? Perché lui purtroppo mi sa che non può uscire dalla simulazione. Questo che cos'è? Most elusive indeed. Was that the only reason you came here? Allo stato attuale sì, non penso ci siano altre motivazioni. Aspetta che mi sono dimenticato di controllare se c'erano pezzi del Mahjong. Mi piace come letteralmente ogni punto in cui normalmente ti puoi sedere, ogni sedia, sgabello e via dicendo, lui ti dà la possibilità di sederti. Vedete? Opala! E letteralmente puoi stare qui a contemplare il panorama. Allora, c'è il signor Dustin che è un robot per la polvere. Dust vuol dire polvere, in effetti, non bullizzatelo. Aspetta, possiamo fare una copia di Dustin? Dite che funziona? Ok, lo mettiamo tipo sboinchete. Olè! Non lo volevo bullizzare. Dustin, ti presento Dustin 2, la vendetta. Ecco qua, vediamo un po'. È un pochettino più chiaro di te, ok? Ma no, speravo che nascesse un amore. E invece no. Va bene, almeno non l'ho buttato di sotto. Sì, potrei buttarlo di sotto e sicuramente ci sarà un achievement secondario, malvagio. Tuttavia, io sono una persona brava. Non è vero, mai nella vita sono un pezzo di erba quando mi ci metto. Ma vabbè, dettagli. Allora, il teletrasportatore è lassù. Pertanto vediamo di fare una foto a queste meravigliose scale. Ottimo. Così è più facile arrivare là. Le ho allineate anche abbastanza bene una volta tanto. Oddio, erano un po' sortine. Ma nella mia vita ho fatto di peggio. Ah, ragazzi, non mi metto a leggere tutti i post-it perché la maggior parte delle volte non sono informazioni che andranno ad impattare più di tanto per quanto riguarda la trama. Sono dialoghi abbastanza privi di contesto in questo caso. Sembra un po' stupido avere delle scale qui. Ti tiene impegnato, mi piace. È come saresti dovuto arrivare fin quassù altrimenti. Vabbè. Ok, il parkour purtroppo non ce l'abbiamo. O forse loro ce l'avevano, vai a sapere. Come programmatori di questo mondo forse avevano accesso a funzioni di cui noi non ci sogniamo neanche. Vai. Hang on. Did you nick my biscuit? Sacrilegio. Your biscuit. What sort of accusation is that? You did. Didn't you? I can always ask Kate, you know. Oh, all right. So what if I did? It was just sitting there going uneaten. It's not as if it could have gone cold. Well, if you're gonna kick up a fuss, Kate, can you please run shortbread.exe for our esteemed colleague here? Biscuit thief. Beh, ragazzi, siete in un mondo virtuale, fino a prova contraria. Non c'è bisogno di litigare per il cibo e via dicendo. Allora, qualcuno vede il portale? Perché non so nemmeno... Dove, che è finito il portale? Sei sotto?
Non è sotto, quindi se non è sotto è abbastanza ovvio che sia sopra. Allora, questa la devo vedere, devo capire dove vuoi andare a parare. Oh, maronne. No, vabbè, adesso che è tridimensionale mi intrippa ancora di più il cervello. Ma che figata assurda. Allora, scusate. Ritornando a noi, fammi una foto. Ciao gatto, quello. E poi ce lo spariamo ai piedi e dovrei... finire sotto. Te non hai problemi, ti teletrasporti dove ti pare e piace, a seconda delle tue stesse esigenze. Perfetto, raggiungiamo la prossima parte del livello. La conosco questa zona, c'era nella demo. Allora, dovevamo trovare una foto... ah sì, una batteria. Adesso ho capito dove siamo. Oddio mio, ve lo ricordate? Allora, vediamo di piazzarlo correttamente. Questa volta vorrei evitare di fare una pirlata delle mie. E... sì, lo posso raggiungere? Aspettate. Ok, senza volare di sotto l'onino. Boinchete. Perfetto. E olè! E ora avevamo... cos'era? Salto doppio? No, saltavamo molto più in alto. Quindi ora possiamo andare letteralmente dove ci pare. Oh, e piace. Allora, diamo un'occhiata... anzi, un'ascoltata a questa registrazione. Everything keeps breaking. You think in a simulation everyone will find a way to maintain itself, but no. It's fine. Keeps me busy. Some peace and quiet. Beh, se è una vera e propria simulazione della realtà, come ho già detto prima, è normale che sia programmata per emularla anche per quanto riguarda la rottura stessa. Allora, datemi un secondo, portiamo con noi questa batteria, a noi ne servono due, non è un problema, ne creiamo un clone tra poco. Allora, fatemi fare una copia di questo corridoio. Così possiamo creare un passaggetto furbino. Boinchete. Più o meno qua. Beh dai, ho fatto di peggio nella mia vita. Batteria, non ti ribellare col tuo signore padrone. E ora facciamo una copia della batteria e sbabunchete. Ok, abbiamo tutto il necessario. Perfetto, serie di livelli completata. Non ho controllato se ci fossero i pezzi del Mahjong. Potrebbero essere letteralmente dovunque. Vabbè, non importa, possiamo comunque ritornare in un secondo momento. Beh, mi sembra anche giusto da quel punto di vista. Altrimenti chiunque potrebbe tirar fuori una teoria. Che faccio? Lo lascio in scala di grigio a sto punto, perché freddo mi mette ancora più tristezza. Vabbè, dai, proviamo freddo. Vediamo un po' se funziona o se è un pugno nell'occhio. Che poi, detto tra noi, i pezzi del Mahjong, qualcuno ha visto dove sono andati? That's the beauty of the simulation. What you can achieve in a year's time can be merely a blink here. Though, that does make perfection tempting. Si Liang was often wary of that. Sì, beh, quando il tempo non è più un limite e immaginate di dover testare qualcosa che richiede del tempo... e in questo caso il tempo lo potete manipolare come vi pare e piace. Dicevo, questo è il punto perfetto. Guarda, cibo. Marò, il clone dei butter cookies, porca la miseria. Dicevo, il punto perfetto in cui mettere i pezzi del Mahjong. E invece no. Perché così tante gabbie? Una quantità spropositata di gabbie. Allora, prossimo livello. Vediamo un po' che cosa ci attende. Congratulazioni per le 20 sterline vinte, non farci l'abitudine. Ma tanto l'avete vinta in un mondo virtuale? Aspetta un attimo, ma io sono bloccato qua dentro? Cioè, non molto a lungo, eh? Possiamo tranquillamente fare... no, beh, la palla magari no. Ci devo fare una foto di questo. Olè. E la sgnacchiamo da quest'altra parte. Ok. Sono stato un po' strettino, eh? Ma giusto un attimino. Allora, qua c'è scritto qui. Fermati dove sei e urla la tua ipotesi. Tirerò un sacco di porchi. No, non è un'ipotesi, una certezza. Ma vabbè, dettagli. Ho usato la mia unica foto? Oh no! Aspetta, e come si prevede che io esca da lì? Devo tuttavia capire come muovere il teletrasportatore. Ok, questa come la risolviamo? Allora, diamo un'occhiata qua sotto. Buongiornissimo. Ah, il rullino! Ok, sì, sarà molto ma molto utile per dover di cronaca. I'm working in Ali Wong's workspace today. I've exiled myself to the opposite end to keep the bickering to a minimum. It's quiet here, but a little sparse. I like his other builds more. I can hear you! Get back to work! Fine, I won't bother you anymore. Verbally, at least. Avevano davvero un'esistenza parallela all'interno di questo mondo? Buon compleanno! Aspetta, posso mettere il biglietto letteralmente dovunque, tipo... sbonchete? Oh, Lins! Oh, I
love these things. Ah, è proprio un gatto vero e proprio? Palloncini, tornate giù! Ma porca la miseria, sono veramente pieni di elio. Allora, ritornando a noi, facciamo una foto di quello. Perfetto. In teoria non ha bisogno di batterie, quindi ci basta girarlo, allinearlo. E poi possiamo proseguire verso la prossima area. E ammetto, i colori freddi sono anche troppo freddi. Dannazione, non ne azzecchi una. Allora, ci servono due batterie e... Aspetta. Aha! Tessera del Mahjong numero 3, ti ho trovata. Ciao, piccolo stellino. Cilian was always against the camera. Sì, l'avevo capito, in effetti. He often complained that it got in the way of his work. I was always confused by that. Araya used to tell me that breaking things was a part of learning. Beh, ognuno ha uno stile differente per quanto riguarda l'approcciarsi e il risolvere un problema. Allora, la batteria si trova dall'altra parte e io ho una sola fotografia, quindi non posso fotografarla e spararmela tipo qua sopra. Oh, credo di aver capito. Allora, datemi un secondo perché in realtà non è così semplice come vorrei. Dobbiamo creare una sorta di piattaforma sboinchete. Perfetto. Dovrò fare più di una prova finché non sono sicuro che il tutto funzioni. Non è male, non è male. Anzi, in verità è molto, ma molto buono. Fatemi dare giusto un'occhiata se c'è qualcosa. Direi di no. Recuperiamo. No! Non è successo niente? Aspetta. Ah, c'è un audio qua. Vai. All right, fine. You're winning me over. I told you it would spark ingenuity. Clearly, I have a knack for knowing the unknowable. Yeah, yeah, mate. You're bloody brilliant. You won a medal. Ah, no thanks. Just hearing you say that is enough of a reward for me. Wait, actually, I do need your help with something. Let me show you. You're being cagey. Lead the way, professor. Beh, avevano tutti una sorta di ammirazione per Mirren, quindi... Ok, piana. Ottimo, ancora non siamo fuori. Tuttavia, ci stiamo comportando bene. Allora, abbiamo una batteria direttamente qua. Per adesso la lasciamo lì, cubo di Rubik, perché ovviamente se sei un genio devi avere un cubo di Rubik da qualche parte. This one is quite complicated. Non credo. Allora, ci servono due batterie e io ho un solo rullino. Sì, non posso fare nulla di avventato, a meno che sia la batteria che la piattaforma non si debbano trovare nella medesima foto. Allora, fatemi fare una cosa del genere. Mettila lì. Mi allontano a sufficienza. Facciamo una boink, cosa del genere. Olle. Riallineiamo il tutto più o meno al pavimento. Olle. E tada! Visto? Ogni tanto anche il telone è un aumento intelligente. E olle! Ah, non era difficile, gatto. Pure il gatto stesso mi guarda con aria dubbiosa. E dai, santo cielo. Perfetto, livello completational. Allora, dov'è la prossima mappa? Credo che quella laggiù sia la sfida facoltativa. Perché ci sono dolcetti dovunque? Ah, ecco qua le tessere del Mahjong. Queste sono le due che abbiamo trovato, molto probabilmente. E tu sei... Ah no, è un altro livello. Ancora non siamo fuori. Allora, possiamo tirare questa leva. E il tutto è correttamente alimentato. Aspetta un attimo. Lui deve essere sempre alimentato. Questo vuol dire che se io gli faccio una foto, devo verificare una teoria, e lo posiziono qua, in teoria si spegnerà perché non è più alimentato. Che fai? Ma che fai? Prendi per il culo, ciccio? Lasciamo stare che è meglio. Pertanto, sia la leva che il teletrasportatore devono essere nella medesima inquadratura. Ah, ok, dobbiamo andare dall'altra parte di questa parete. Datemi un secondo, vediamo un po' se la mia teoria sì, è decisamente tanto, ma aiutatemi a dire tanto, corretta. Olè, perfetto, la nostra via d'uscita è pronta all'uso. Perché ci sono cose letteralmente dovunque? Ma ci sono segreti nascosti? Oh mio Dio, togliti le scarpe per favore. Ho trovato una zona nascosta. Beh, era il loro mondo, quindi come dicevo anche prima, lo potevano plasmare a seconda delle loro esigenze. Mirren è particolarmente difficile negli ultimi tempi. Ha proposto un nuovo progetto per il teletrasporto e ne abbiamo discusso per tutto il pomeriggio. Ultimamente ha accettato di venirmi incontro, optando per qualcosa di più funzionale piuttosto che fantastico. Non so se è contenta del risultato finale, ma almeno non si lamenta apertamente. Ora devo solo trovare un modo per impedire che la maledetta fotocamera lo rompa. Mi serve una pausa caffè. Ce l'aveva proprio con quella cocchia di macchina fotografica. Guarda che fino adesso devo dire che
Si sta comportando bene? È orribile, un incubo. Ecco alquanto semplice. Ciò implica che non c'è modo di togliere la corrente. Ah, perché doveva essere sempre alimentato? Quindi quello era il progetto iniziale e questo poi è stato il prototipo finale. Qui qualcuno l'aveva fatto un po' fantascientifico. Queste componenti non esistono nemmeno qui, non è pratico. Usa un po' di immaginazione. Quindi a tutti gli effetti pure loro dovevano rispettare delle regole che poi erano le stesse su cui il mondo era basato, il loro stesso mondo. Ok, non mi sembra che ci sia altro da queste parti. Vediamo quindi di mettere questo qui a terra allineato correttamente. Aspetta, ci sono le parti della parete, non mi ero accorto. E ora dovremmo poter passare in tutta tranquillità. Qui là, piove. Gatto, ti puoi permettere quelle battute perché te non sei suscettibile alla gravità? Allora, vediamo un po'. Maronne, sei dovunque. Ti giuro, mi stai jumpscarando ogni volta che te non c'hai idea. Allora, dobbiamo fare la stessa cosa, tuttavia dobbiamo sempre prima attivare la leva, trovare un punto furbino e scattare la fotografia. Ottimo. Devo anche capire in che modo allineare tutto correttamente. Se facessimo una cosa del genere, tipo sboinchete e olè. Abbiamo rovinato un po' tutto. Ehi, succede? Ah, c'è il gatto. Micio, sei in mezzo alle balle ogni volta? Ah, a posto. Cosa ci fai lì dentro? Dov'è il telefono? Arrivo, arrivo. Anche oggi rispondo al telefono. E c'erano quei cocchi di call center automatici. Dica. They went through. Hey there. Ciao, Jesse. Ok, so, looking into this setup, there's clearly something wrong with the system. The deeper you go, the more the data are corrupt due to lack of upkeep. Meaning you might have to find your own exit if that's the case. I think our goals stay the same. Find the specs for the weather disruptor, get out, save the climate. All that good stuff. I'll reach out again when I can. Hope you're messing with reality in some cool ways. Corrupted data? Yes, I have noticed over time that in the later sections of the simulation, the degradation has gotten progressively worse. But isn't that true for all things that once lived? Despite that, it's still wondrous. I hope you'll feel that way too. No, no, ti do pienamente ragione, Ciccio, in effetti, eh. Se una simulazione deve simulare anche questo. Oh! Questo lo definisco un big problema? Come facciamo a far star tutto in un'unica fotografia? Ci serve un altro punto di vista! Non volevo buttarmi di sotto. Che pirla, non ci avevo pensato. Allora, facciamo una foto di questo ponticello. E mi sa che dobbiamo andare il più in là possibile, molto probabilmente. Vediamo un po' se la mia teoria è corretta. Sì, mi piace un sacco. E ora, in teoria, facciamo una foto di questo. Olè. E la posizioniamo. Oddio, tatticamente direi di metterla qua. Aspetta, spoinchete. Mamma mia, il mio povero cervello. No, davvero, stiamo rovinando questi bellissimi mondi. Comincio pian pianino a comprendere i timori di Cileungli, come cocchio si chiamava. Ok, l'importante è che abbiamo risolto anche questo puzzle. Oh, ma dai. Dov'è stavolta? Vabbè. La fetta di culo è inclusa. Aspettate che non mi ricordo se qui abbiamo già trovato il pezzo del Mahjong. Potrebbe essere davvero dovunque. Ah, lo dicevo io che c'era una fotografia da qualche parte. Oh, ho capito dove dobbiamo andare a parare. Quindi tira la leva. Dobbiamo in qualche modo... Ah, troppo giù, troppo giù, troppo giù. Quindi, aspetta, 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 non coprire quello. Direi una situazione del genere. A posto. E ora ho la prospettiva perfetta per scattare la foto che mi serve. Quindi spariamoci direttamente verso il basso. Aspetta, mutatemi fuori. Volevo se bene. Siamo un po' inclinati male, ma... Ah, questo livello mi è piaciuto, in effetti. Anzi, questa serie di livelli. Ma vabbè, dettagli. Sì, il gioco sta subendo un incremento della curva di difficoltà, ma nulla di esagerato allo stato attuale. Perché hai dei ventilatori? Sì, lui è praticamente una sorta di disco rigido ambulante per tutto quello che è accaduto da queste parti. Quella è la galleria da cui siamo arrivati, ora che ci penso bene. Sì, direi di sì, perché il treno si trova esattamente qua sotto. Allora, credo che questo sia l'ultimo livello. Ok, non ho trovato il livello facoltativo, non ho la più pallida idea.
di dove sia. Allora, controlliamo sempre dovunque. Perché avete visto che hanno la brutta abitudine di nascondermi le cose, sti fetentoni. E basta con sti post-it che mi inquinate. Questo è il tuo angolo di meditazione? Beh, se per meditazione intendi allenarmi per avere il corpo dei sogni... Ah, vabbè, ma se ti alleni qua non è che serva più di tanto. Ciao, pezzo di Mahjong, buongiornissimo. E ho trovato anche un diario, non era poi così nascosto. Gli appunti di Iraya sono pieni di fluttuazioni nei livelli d'ossigeno, valori della qualità dell'aria e formule del terreno, dati per cui non posseggo capacità cerebrale. Mirren è la sola che può mettere tutto insieme, bisogna fare in modo che ripassi di qui. Sono bravo a infastidirla fino a farla crollare, ma povera! In effetti c'hanno quel rapporto di amore e odio, come se ci fosse comunque un po' di tenero, un po' di amore vero e proprio. E questo che cos'è? Oh no. Aspetta un attimo. Allora, forse ci posso mettere un oggetto sopra? Perché... Ah, mantiene l'alimentazione per un tot di secondi. Ok, una sorta di condensatore quello. Ok, mi piace. Dobbiamo solo capire come scattare la foto. Aspetta, ma se io scatto la foto mentre il meccanismo è acceso, in teoria rimane acceso? Però mi sa che dobbiamo includere quell'elemento nella fotografia, perché se io faccio una cosa del genere... Ecco qua... Vediamo un po' e lo metto di qui. Vedrete che... ecco qua, potete notare che è completamente privo di corrente. Allora, tornami indietro nel frattempo. Ottimo. Ah, dobbiamo creare una sorta di passaggio qui. Aspetta. Non è così difficile. Credo. Intanto ho sbloccato un nuovo filtro della fotocamera, il negativo. Dicevo, se io faccio una cosa del genere... è fatta. Aspetta. Ricarica il tutto. Io corro da quest'altra parte. E vi sono tutti felici e contenti. Ok. Sì, sono stato rapido io stesso. Quello no. Ah, sì, sì, ce l'ho, grazie signore. Esimio gatto, volevo dire. La cosa strana è che c'erano tre rullini, quindi non ho capito perché mi dessero così tanti scatti. Oh, me la sono davvero semplificata io. A meno che non includiamo quella specie di condensatore, come dicevo, all'interno dello scatto. Aspettate che... Sono sicuro che hanno nascosto qualcosa in giro? Ammetto vorrei andare a controllare, ma magari sono io che vado in paranoia. Allora, cerchiamo di posizionare il tutto il più dritto possibile. Vai! Vai! Ci arrivo in tempo! Addio! Perfetto. Non sarà sempre così semplice. Oh no. Qui, ad esempio, dobbiamo invertire il tutto? Wow, ma lo devo invertire due volte, credo. No, forse no. Allora, intanto facciamo una foto così standard. Fatemi comunque dare un'occhiata. Progetti? Ma è il coso per pulire i pavimenti, me ne sono accorto adesso. Che succede se provo a spawnare nel progetto? Ok, sei tanto scemo. Ma no, ma come, ma dai. Mi domando come mai in effetti, Ma che carino. Ma guardalo Dustin. Allora, visto che tu sei il progetto di Dustin, permettimi di bullizzarti, tipo... Dite che vola di sotto, io lo signaco qui, vediamo un po'. Dustin, vai verso sinistra, piccolo... Ho detto voi, verso sinistra, dai. Guarda, guarda che coraggio la direzione. No, Dustin, ce la puoi fare? Vai verso lo strapiombo. Ok, Dustin è meno scemo del previsto. Ci sono tipo rimasto malissimo. No, ok. È comunque abbastanza scemo. Ok, spawniamo anche il resto dei Dustin. Oddio. Ho sbloccato un achievement libertà ai Dustin. Ci sei quasi? Addio, Dustin! E ho sbloccato un altro achievement. Dustin, vorrei dire dust fuori. Ah, in e out. Ok. In è una battuta che purtroppo in italiano non funziona più di tanto. Allora, mi sono perso a pulizzare i poveri... No, aspettate che rompo un po' i maroni. Dustin, piccolo stellino, vatti a divertire là sotto. Ok, dicevo, aveva rotto veramente un sacco i maroni. Allora, ritornando a noi, dobbiamo invertire la piattaforma. Guardate un po'. Qual è la mia idea? Perfetto. Ora attiviamo il tutto e ovviamente gli si fa un'altra fotografia. Olè. Così facendo adesso possiamo andare dove ci pare e piace. Riposizioniamo qui. Sì, ok, corretto, la fotografia. E corri. Vai, attivalo, che si sta scaricando la corrente. No, davvero i miei poveri neuroni. Copie speciali di giù, non so cosa sia. Immagino ovviamente che non sia ancora finita. Abbiamo qui la piattaforma. Aspetta, non posso includere entrambi in una foto adesso? Oh no, sul finale me la dovevi ovviamente complicare. Waffle, credo. Sì, sembrano proprio dei waffle col burro sciolto sopra. Allora, oh,
Ho capito cosa vuoi dalla mia vita, datemi un secondo. To be thinking out loud here, archiving my thoughts. Time is finite. We mess with all the time in our workspaces. Thing is, we can't fool ourselves much longer. The time that runs out, we won't get back. Sì, è vero purtroppo. Questo è vero, loro si divertono nella simulazione, ma lì fuori il tempo continua a scorrere e la situazione non promette bene. Allora, devo essere tipo veloce, 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 veloce. Vai, 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 punk. Perfetto. Questo vuol dire che adesso avrò meno tempo per raggiungere la parte finale del tracciato. Vai, 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 vai. Ok. Oh, non è ancora finita. Grazie, lo diceva anche la mia ex. No, aspetta, la lascia stare. Questo è meglio se lo tagliamo. Ad ogni modo, fatemi dare un'occhiata. Oddio. E vabbè. La fe... T'ho visto? Stonehenge. Devo controllare cos'è stavolta. Aspetta un attimo. E sbonchete. No, vabbè, c'è Stonehenge per davvero. Questa non me l'aspettavo. Ma Stonehenge. Ciao, Micio. This is so fascinating. I've always wondered about your world outside. I must know, does it still look like this? Non penso, onestamente, eh. Dato che l'atmosfera è andata a farsi benedire completamente, l'erba ovviamente non ci sarà più. Ma che carino sto effetto! No, vabbè ragazzi, che spettacolo. Ok, abbastanza semplice. Guardate, basta fare una roba del genere e poi ci precipito sopra io direttamente. Fatemi vedere se c'è altro con cui interagire, ma... sembrerebbe proprio di no. C'è un percorso sopra. Secondo me mi stai nascondendo qualcosa, gioco. Sì, mi stanno decisamente nascondendo qualcosa. C'è qualcosa qua dietro. Vediamo un po' se posso aggirare il tutto. Ma sembrerebbe di no. Forse riesco proprio a girare attorno. Al tutto. C'è una pianticina con su scritto: prenditi cura di te e ricorda perché siamo qui. Ok, perché nasconderla qua dietro? Perché questo telefono non ha squillato? Forse perché il gioco non prevedeva che sarei realmente arrivato qui. Guardare il regalo d'addio di Raya mi fa venire da starnutire. Oggi ho costruito una scala con svariate migliaia di pioli. Arriva più in alto di quanto sia in grado di vedere da qua giù. E lo ammetto, mi sento piuttosto soddisfatto. Poi ho starnutito di nuovo e ho pensato: a cosa serve una scala che porta alle stelle se non puoi usarla per sfuggire alle tue fastidiose allergie? Non sto dicendo che Iraya aveva ragione, perché tutti hanno bisogno di una mirra nella propria vita. Sono un costruttore migliore ora rispetto a com'ero prima di venire qui. Non posso comunque dire che si sbagliasse. Quindi non ho capito, è successo qualcosa a Mirren? Oppure è deceduta, cioè della serie se n'è andata o è deceduta? Allora ci dobbiamo letteralmente catapultare di sotto e lo faccio passando proprio da Stonehenge. Dobbiamo essere uber rapidi e olè. Aspetta, teletrasportami via. Perfetto. Non puoi dropparmi una bomba del genere e poi non continuare il discorso, ciccio. Buona signori, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo ovviamente completiamo anche la challenge extra ed iniziamo il quarto mondo. Siamo quasi a metà del gioco stesso, diciamo. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio le fotine con la macchina fotografica strana. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!